Era dura, è il momento che ci eravamo allungati un po' di più, ed era il momento che giocavamo meno, ed era il momento in cui anche per loro accusavano quella fatica, che si sono abbassati tantissimo, e quindi magari qualche palla così sporca, perché non stavamo più giocando su situazioni pulite di gioco, di sviluppo, di manovra. Chiaro che l'entrata di Maiorino ha dato subito un po' di vivacità sugli esterni, e con le sue qualità è riuscito a darci un'accelerata importante. Ecco, è un Arezzo che per almeno 80 minuti comunque era riuscito a mettervi anche a imbrigliare un po' quello che lei aveva provato. Ecco, le chiedo poi la differenza, cosa l'ha fatto, la voglia di crederci di più della Cremonese? Ma guarda, intanto l'Arezzo aveva un'ottima considerazione, l'ha confermata. Ha giocato bene. Io penso che noi abbiamo fatto nel primo tempo, che tutti questi signori qui a Cremona dicono, io penso che noi abbiamo fatto un buon primo tempo. È chiaro che se poi vengono di là una volta e fanno un cross, fanno gol, uno ha portato palla a 60 metri, ha fatto un cross, e uno, Moscardelli, bravo, va nell'uno contro uno. E nel secondo è stato un rimpallo, che non voleva girargliela, ha stoppato male la palla, si è trovata davanti e ha fatto 2-0. Per me i miei sono già bravi a tenere il campo bene, perché non abbiamo mai sbragato, parlo del primo tempo. Abbiamo sbragato un po' di più nel secondo, che ci siamo persi le nostre geometrie, il nostro modo di stare in campo, ci siamo allungati. E lì è venuta fuori più la grinta, la volontà di andare anche in avanti in maniera scriteriata, perché ha avuto l'opportunità anche di fare il terzo gol Arezzo solo nel secondo tempo, perché nel primo tempo altre situazioni non ne ha avute importanti, ne ha avuta una grossa. E poi com'è il calcio, che in un minuto può cambiare. Era l'unica cosa che ho detto ai miei calciatori, di crederci fino in fondo. Non è facile dirlo dopo, però è fine primo tempo, perché nel calcio basta un minuto per poter cambiare tutto. E noi abbiamo trovato il raddoppio, al di là del primo gol che ci poteva anche stare, facessimo un gol. Il raddoppio dopo 30 secondi, dopo un minuto, e lì cambiato decisamente la partita, che noi in fiducia ci abbiamo creduto. Poi che arrivi a 30 secondi dalla fine, serve quel pizzico di sorte che per far bene è indispensabile. Si aspettava Arcidiaco e Yang all'inizio, che hanno bloccato molto, no? I nostri esterni. Sì. Sì, marcava da lontano, si abbassavano a fare i sesti, sono stati molto bravi. Le mancava da lontano inizio azione, però la bravura è che consentivano di rimanere molto stretti, ma cosa che avevo già visto sulle cassette ai difensori, ai due esterni bassi, e rientravano fino in fondo. Era poi la gamba per ripartire, però se rivedete la partita non credo che sono ripartiti tante volte con la pericolosità, sempre propositivi, una squadra sempre molto ben messa e che è ripartita. Io ho visto la partita con l'Alessandria, alla fine l'Alessandria è andata di lusso, no? Essere primo tempo 0-0 contro di voi, poi magari alla fine il secondo tempo ce l'ha anche fatta, per dire, abbiamo visto che era una squadra che è positiva, che è propositiva e quindi che crea situazioni, è un'ottima squadra. Ben messa in campo e tutto, però che mi aspettassi questa formazione sicuramente sì, decisamente sì.